Sembra che abbiate dei problemi. Puoi dirlo forte. Abbiamo costruito la pedana per la grande quadriglia di domani. Solo che, dovrebbe essere quadrata. E abbiamo finito il legname. Ce ne serve dell'altro per rifare tutto. Una tavola da 6 decimetri per 6. Peccato. È una pedana così bella. Già. Peccato che qualcuno l'abbia tagliata rotonda. Qualcun altro aveva lasciato il segno della tazza di caffè sul progetto. Già. Carino il vostro cacciavite. Grazie. Possiamo prenderlo in prestito? No, potrebbe servirci per costruire la pedana. Forse più tardi, quando sarà finita. Sai, il caffè non sarebbe uscito se qualcuno non mi avesse riempito la tazza fino all'orlo. Forse qualcuno potrebbe trovarsi una tazza più grande. Userei una tazza più grande se qualcuno facesse un caffè migliore. Quanto hanno detto che deve essere grande la tavola? 6 decimetri per 6. Ah, giusto! Che dimensioni deve avere la tavola per quei due? 6 decimetri per 6. Ah, già! Mi chiamo Freddy e lui è Luther, il mio migliore amico. Salve, ragazzi. La gente mi chiama Sahara Slim, giramondo professionista e musicista di blues. Musicista? Suoni qualche strumento? L'armonica. Non so cosa stia cucinando, ma ha un buon profumo. È il super stufato speciale di Sahara Slim. La ricetta è mia. Oh. Non è ancora pronto. Che cosa c'è nello stufato? Radici d'alghe e rami di corallo, più qualche ingrediente segreto. Ci sono 3 tazze di peperoncino. Non è un po' troppo? Ah, non per il super stufato. Dov'è la tua armonica, Slim? Ci piacerebbe sentirti suonare. Conosco una canzoncina a questo proposito. Ascoltate. Suonavo la mia armonica, la suonavo tutto il dì, ma mi manca la mia monica, l'ho scambiata, sì, è così. Ho scambiato la mia armonica, anche se sembro cretino. Ho scambiato la mia armonica per un vecchio farfallino. Hai scambiato la tua armonica per un farfallino? Già, ma ora me ne pento. Fantastico! Vedo un altro riccio viola! Indica 7 decimetri per 7. Indica 8 decimetri per 8. Indica 9 decimetri per 9. Indica 6 decimetri per 6. Indica 5 decimetri per 5. Indica 4 decimetri per 4. Potrebbe farci comodo. Fa attenzione alle schegge. Teneteli al fresco fino al mio arrivo. Stop. Firmato, chi sapete voi. E consegnalo subito, è urgente. Sì, signore. Salve, ragazzi! Salve! Salve! C'è il postino? No, sono Freddy Pesce. Allora smamma! Sto aspettando un pacco importante. Oh no, manca il fermo alla porta! Ecco perché non rimane chiusa! Mi scusi, ho notato che la porta della sua cassetta postale è mal ridotta. Come se non lo sapessi. È duro fare l'eremita con una porta che rifiuta di chiudersi. Crede che potremmo prenderla? No,
Almeno non fino all'arrivo del postino. Sembra che la ruota del carro si sia staccata. Forse possiamo metterla a posto. Sembra che alla ruota manchi soltanto un bullone. Fai scoppiare le bolle prima che ti colpiscano. Sei pronto per iniziare? Ciao, io sono Freddy e questo è il mio migliore amico, Luther. Salve, io sono te. Che stupidaggine, tu non sei Freddy. No, te è il mio nome. Solo te, è l'abbreviazione di qualcosa? Sì, di Teodoro Geremia Euripide Agenore De Lumachis. Come faceva il resto? Ti chiameremo semplicemente te. Quasi tutti mi chiamano così. Senti, te, è tuo quel carro? Sì, si è rotto. Così devo consegnare la posta a piedi. Anche se così ci vorrà un po' più di tempo. Da quanto tempo si è rotto il tuo carro? Da poco più di 2 anni. Sembra che tu abbia fatto almeno 1 metro nel frattempo. Già. Già, il tempo è denaro. Ti resta solo una consegna da fare. Sì, dopo questa dovrei andare in pensione. Tenete, potete usare questa tavola per la pedana. Ehi, sembra della misura giusta. Perfetto. Grazie mille. Ti siamo debitori. Di nulla. Il lavoro è finito. Stai pensando quello che penso io? Pausa caffè? Esatto. Ora che la pedana è finita, credete che potremmo prendere in prestito il cacciavite? Certo, potete anche tenerlo. Consideratelo il pagamento per un lavoro ben fatto. Ehi, grazie! Ce l'abbiamo fatta! Sapevo che ce l'avremmo fatta! Ehi, Luther, è tondo, viola e punge. Che cos'è? Ce l'ho addosso? No, scemo! È un riccio viola! Eccolo lì! Oh! Non mi sono spaventato! È una manovella! Che ci fa in questo posto tutta sola? Non dovrebbe essere attaccata a qualcosa? Già, dubito che sia cresciuta in questa caverna. Chissà come ha fatto ad arrivare fino a qui. Bella domanda.
essere un modo per passare. Oh, guarda! Un vero cappello da 30 litri! Ladro! Oh, mi scusi! Non sapevo che ci fosse qualcuno lì sotto! Potevi bussare! Su un cappello? Mi scusi, signor... Mi chiamo Gambereto! Un tempo ero lo sceriffo Gambereto! Ma ora sono soltanto Gambereto! Che è successo al suo titolo di sceriffo? Si sono presi la mia stella d'oro! Non posso fare lo sceriffo senza una stella d'oro! La gente non mi rispetta! Forse potremmo aiutarla a riavere la stella! Certo! Sapete una cosa? Questa contea vi sarebbe molto riconoscente se lo faceste! Dei banditi hanno rubato i maiali marini di mia cugina e sappiamo dove sono! Potrebbe andare ad arrestarli? Non posso! Non sono più lo sceriffo! Un gamberetto senza una stella d'oro è... Beh, solo un gamberetto! Mi presterebbe il cappello per un po', poi glielo riporto! Assolutamente no! Mi serve! Cioè, ora che non sono più lo sceriffo, non ho il coraggio di mostrare la faccia in pubblico! Ricercato. Zelda Linguone Lungo. Da aver minacciato. Zelda Dente Mosso. Ricercato. Zelda Dente Mosso dallo sceriffo della contea con l'accusa di aver molestato le cozze. Ricercato. Ruth Occhio Storto dallo sceriffo della contea con l'accusa di aver molestato i ricci. Salve, giovanotto! Ragazzo, permettete che mi presenti. Mi chiamo Gillo Pesce e rappresento la premiata ditta Salmoni Gomme Bulloni, il terzo distributore di gomma da masticare al mondo, oltre che di bulloni per ruote nell'emisfero nord-occidentale. Io sono Freddy e questo è il mio amico Luther. I miei impiegati mi hanno autorizzato a liberarmi delle mie scorte per fare spazio ai modelli del prossimo anno. Periodo di saldi! Perciò io, Gillo Pesce, vi offrirò i miei articoli ad un prezzo così scandalosamente basso che sarete costretti a piegarvi per vederlo. Ottimo! Ho accennato all'offerta speciale di oggi sulla super gomma bollosa? Soltanto 2 ricci viola al pacchetto! La nostra straordinaria offerta continua! Un bullone Spartan per la ridicola somma di 3 ricci viola! Ci sto davvero rimettendo! Consiglio amichevole per Gillo Pesce. Devi 20 ostriche a Rocco Squalo. Paga alla svelta. Che cos'è questo? Questa? Niente. Una poesia di mia invenzione. Una poesia ben strana. Vorremmo comprare uno dei suoi bulloni. Ma certo! Dunque, i bulloni costano 3 ricci viola l'uno, perciò ti faciliterò con un pagamento rateale e potrai avere il tuo bullone quando mi porterai gli altri 2 ricci.
e posso aggiungere che i bulloni Spartan sono un ottimo investimento. Sì. Ecco un altro riccio viola per il nostro bullone. Molto bene. Vediamo, dunque, manca solo un riccio viola perché il favoloso bullone da ruote Spartan diventi tutto tuo. Abbiamo... Ecco l'ultimo riccio viola per il bullone. Ora possiamo prenderlo. Certo! Puoi scegliere qualunque forma. E se non funziona, puoi sempre portarlo indietro per scambiarlo con uno diverso. Per noi, della premiata ditta Salmoni Gomme Bulloni, la soddisfazione dei clienti è una missione. Questo sembra andare bene. Grazie. No, grazie a te. Possiamo comprare un altro bullone? Non ci serve un altro bullone. Buonasera, signore. Posso fare qualcosa per... Hai le 20 ostriche che mi devi, Jill? Non esattamente. Come sarebbe non esattamente? Ho solo qualche riccio viola. Sai, il mio pesce-cane si deve operare. Non preoccuparti, ho un grosso affare per le mani. Ah sì? Che roba è? Posso dirti soltanto che è davvero grosso. Avrai le tue ostriche in un paio di giorni. Ok, d'accordo. Qualunque cosa sia, mi auguro per te che vada in porto. Oh, certo. È davvero... Credi che dovremmo buttarci sulla pista? Non saprei. Non sei esattamente un grande ballerino. Io ballo benissimo. Quella è stata l'unica volta che sono scivolato. Mi è costata una sbucciatura. Già, già. Ce l'abbiamo fatta! Sistemata! Siamo sicuri che rimarrà a posto? Senza fissarla con della colla o cose del genere? Fai attenzione! Non parlare di C-O-L-L-A quando c'è il vecchio Elmer nei paraggi! Si spaventa a morte! Che cosa ha contro la colla? Paco! Finalmente! Signor De Paguris, possiamo prendere la vecchia porta della cassetta ora che non le serve più? Certo! Prendetela e lasciatemi al mio eremitaggio! Grazie! Signor De Paguris? Andatevene, ho da fare! Che cosa c'è da fare in una cassetta postale? Faccio l'eremita! Oh! Signor De Paguris! Sono in ufficio! Credo che a questo ingranaggio manchi la manovella. Ecco fatto! Entra perfettamente! Ora abbiamo la manovella per muovere la vela.
Lascia che ti aiuti. Ce l'abbiamo fatta, Luther! Perché la stanza continua a girare? No, Luther, sei tu che giri! Ora va meglio! Ehi, guarda! Ora è pieno d'acqua! Guarda, Freddy! Un riccio viola! Siamo ricchi! È peperoncino! Peperoncino? Il peperoncino è piuttosto piccante! Mi pare di avere la lingua in fiamme. Vedi fiamme? No, sembra a posto. Meno male. È Pepe! Davvero? Salute! Wow! È scorza di limone! Somiglia alla limonata? È un po' più aspra della limonata! Ehi, hai ragione! Però mi piace! Guarda che carino questo contenitore per spezie! Questa potrebbe tornarci utile! G S Forse la potrei usare. M. Allora ci servono queste cose per avere l'aria da banditi. Un cappello azzurro da 30 litri, un grosso cinturone con fibbia con sopra una cappa e un farfallino. Non abbiamo nessuna di queste cose. Conviene darci da fare. È un caccia... Perfetto!